Ciao a tutti, eccoci di nuovo ai tutorial in italiano di GDevelop 5. Creiamo un layer esterno. Perché? Che cos'è? Vi ricordate il layer che si chiama GUI? Vi faccio vedere immediatamente. Ok, vedi, punti e valore punteggio è nel layer GUI, quindi nel foglio che rimane fermo nella visuale. E ci fa vedere i punti. Poi nel livello 4, se non sbaglio, c'è anche abbiamo messo questo text che era l'energia. Ecco, allora per non fare casino, per non fare confusione, scriviamo energia qua in questo testo, così sappiamo che qua verrà fuori l'energia. Se in futuro vorremmo mettere altre cose, ad esempio numero di chiavi, bonus raccolti speciali, va a sapere, dovremo tornare poi indietro in ogni livello e inserire manualmente tutte queste cose. C'è una opzione molto interessante che è quella di aggiungere un layout esterno. Ovvero, come se fosse uno di questi layer, ma esterno, che viene richiamato. Io lo creo una volta al di fuori dei livelli e all'inizio del livello, negli eventi, dico fammi vedere gli oggetti di quel layer lì. Così io avrò una volta per tutte il layer GUI, ok? Al quale posso aggiungere o togliere quello che voglio, che non mi piace più, o qualcosa di, o migliorare alcune cose, eccetera, ma lo faccio una volta sola lì. Poi da lì viene richiamato in tutti i livelli. Perché se io decido, dopo aver fatto 80 livelli, e in ogni livello c'è il layer GUI con una cosa che non mi piace e voglio modificare, poi lo devo modificare in tutti gli altri 79 livelli uno a uno. Invece io creo un layer praticamente esterno. Allora, andiamo a crearlo. External layouts. Aggiungo. Ecco, appena clicco mi dice fermi tutti. Per editarlo, devo scegliere a quale scena vuole essere incluso. Per me è indifferente. Facciamo la 1, così dalla 1 verrà fuori tutto e via. Choose one. Ecco. E in questo layer esterno, che si chiama New External Layout, che vado a chiamare immediatamente. Come lo vogliamo chiamare? Ovviamente GUI, perché ci piace a me. Ok, allora. Oh. Eccolo qua. Io qua vado a inserire il mio punteggio, quindi la parola punti, il valore dei punti. Non ho il resto perché non l'ho reso globale. Andiamo a renderlo globale. Dov'era? Nel livello 4 avevamo l'energia. Creiamolo, facciamolo diventare globale immediatamente. Torniamo nel GUI ed eccolo qua. E lo mettiamo. Ci siamo? Perfetto. Ora attenzione. Vado a cancellare tutta sta roba negli altri livelli. Quindi nel livello 2 lo tolgo. Nel livello 1 lo tolgo. Nel livello 4 tolgo tutto e nel livello 3 lo tolgo. Ok, adesso torniamo a questo nostro GUI. Abbiamo punti e abbiamo energia. Ci siamo? E anche questo è in un base layer. Facciamolo così. Creiamo anche le nostre vite, quindi l'oggetto che terrà conto di quante vite abbiamo. Vite.
Mettiamo già il testo vite così siamo tranquilli, a 40, colore che vuoi. Ecco, anche questo globale. Mettiamolo più qua. Eccolo qua. Qui sono belle lineate. Bene. Con noi abbiamo adesso questo layer, questo foglio con questa roba su, che è a sé stante da solo, è in giro per il mondo. Andiamo a livello 1, negli eventi, e gli diciamo che all'inizio della scena, lo porto lì sopra così, io cosa faccio? Devo creare gli oggetti che ci sono in quel external layer. Allora, create object from an external layer, cioè crea gli oggetti da un layout esterno. Qual è il nome del layout esterno? Perché l'ho chiamato lui, se non sbaglio, tra virgolette. Lo mettiamo a 00 e andiamo a vedere se funziona. Visto? Ora però si vede che è dietro, giusto? E sai perché? Adesso te lo dico. Andiamo a livello 2. Qua non c'è niente. Facciamo play. E non c'è niente, giustamente. Eventi del livello 2. All'inizio. Portali. Lui. Al 00. E guarda, vedi? Io credo che voi sappiate già il perché. Perché lui me li ha messi dove? Lui ha preso gli oggetti dal nostro layer esterno GUI, ma questo è il nome del layer, come il nome del livello. Non è il nome del foglio dove è appoggiato. Infatti, il nome del foglio dove sono appoggiati è il foglio di base e quindi lui li prende e li mette nel foglio di base. Ok? E non nel layer GUI. Quindi io qua creerò un layer che si chiama lui anche qua. Lui. E gli dico di metterli, anzi, seleziono tutti, va. Lui. Vediamo adesso se nel livello 1 sì, c'è lui. In teoria. Eccoli qua. Andiamo a vedere il livello 2. Vedi, qua non c'è niente. Ma lui mi dice all'inizio crea gli oggetti da quel layer là. Oh! Guarda un po' l'energia come è dietro la nuvola. Che carine. Come mai? Andiamo a vedere. Perché questo deve stare sopra. Cioè, il foglio dove appoggio quella roba lì deve essere sopra il foglio dove ho disegnato il livello. E infatti adesso è perfetto. Ora in ogni livello compariranno questi elementi qua. Va bene? Solo che per adesso, solo dal quarto livello c'è il valore dell'energia. Perché è solo qua che gli abbiamo messo l'energia. Energy, vedi che è a 100, solo in questo livello comincia a comparire. Nel prossimo video vedremo un po' come mettere le vite.